sfoggiato l'innocente, applaudito la condanna, preparata la corona di spine, i flagelli, la beffa. Due mani si erano provate anche a lavarsi davanti alla folla, che gridava crocifiggilo. Questa povera storia di povere mani, il Signore la vede, il Signore la sopporta. Anche noi vediamo queste mani e saremmo tentati di giudicare. Ma prima di giudicare, pensiamoci un istante. Ci sono dentro anche le nostre mani, mani che contano volentieri il denaro, mani che levano le mani dei flumini, mani che inchiodano, perché nessuno ci contende il nostro privilegio, mani che in mano cercano di lavare le mie mani stellate con mani misericordiose. Vedo le mani della Madonna, di Maria Maddalena, di Giovanni, che dai piedi della croce si protendono verso il morente, benedicendo, implorando e perdonando. Vedo le mani del centurione che si batte il petto, veramente costui è il Figlio di Dio. Io adoriamo Cristo e ti benediciamo. Thank you.
camminare abitualmente nelle tenebre. Quando Gesù morì in croce scesero le tenebre. Fin nell'anima di Gesù, le parole del Salmo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli le ha pronunziate ad alta voce. La passione è un mistero di solitudine di Gesù. Oggi vediamo Gesù come il servo, su di lui pesano le nostre colpe, ma dalla sua umiliazione viene il nostro riscatto. Inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale, grandemente, come molti si stupirono dal nome del Signore, è cresciuto come un virgulto da un cavallo castigato, perposto da Dio e umiliato, egli è stato trafitto per le nostre croce, schiacciato per le nostre croce. Dalla croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Thank you.
che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Thank you.